Oh, ma siete pronti per fare sport e diventare dei masselli così, con dei muscoli così, con dei addominali scolpiti così, utilizzando solo questo? Che cosa ho qui? Allora, ve lo faccio subito vedere. Prendo la telecamera e la metto qui sopra. Allora, tiriamo fuori questa cosa qua. Mettiamo un po', vediamo un po' cosa c'è qua dentro. E ta-dam! Sì, ebbene sì, questo ci farà diventare dei muscoloni così. No, vabbè, a parte gli scherzi. Allora, queste corde qua, questi elastici qua, adesso vi faccio vedere cosa servono. Eccoli qua. Praticamente questi qua sono degli elastici che diciamo che hanno una resistenza diversa uno dall'altro. Praticamente partiamo semplicemente dal giallo, che è proprio easy, proprio leggero, quindi potete fare degli esercizi veramente leggeri, fino ad arrivare a quello più grosso, nero, mi stava arrivando in faccia, che questo qui è molto più resistente, quindi ci darà l'impressione di essere molto più pesante da tirar su. Ma la cosa bella è che se noi prendiamo tutti questi e li posizioniamo tutti insieme, ci creerà una difficoltà assurda. Quindi questa cosa qui potrebbe aiutare ad allenarci in modo più molto più semplice, senza avere pesi, pesistica. Chiaramente chi ha i pesi e può tenerli da qualche parte in garage, è meglio i pesi, chiaramente. Però se uno vuole farlo a casa, questa qui secondo me è una soluzione molto ottima. Allora, vi faccio vedere come si utilizzano. Allora, come possiamo utilizzare questi elastici? Praticamente potete sceglierne uno a vostro piacimento, quindi prenderne uno e mettere il moschettone da un lato e prendere l'altro lato e mettere l'altra maniglia, quindi avere una cosa simile, avere due maniglie. Poi prendere questa specie di rotella di gomma, inserirla all'interno e farla scorrere fino al centro, quindi da diventare una cosa del genere. Lo prendiamo e lo mettiamo in mezzo alla porta. Lo metteremo semplicemente incastrato e poi chiudiamo la porta, così. Ok, e così abbiamo chiuso. Io l'ho messo ad altezza spalle, così da poter essere molto più semplice. E praticamente ci possiamo mettere in ginocchio e fare tipo rematore, tipo fare una cosa del genere. Chiaramente questo è molto più semplice, perché se li mettiamo tutti insieme, allora diventa molto più difficile farlo. Quindi fare tipo una cosa del genere e fare le spalle posteriori, quindi anche metterci un pochettino più indietro per poter arrivare ed essere sempre in tensione e fare tipo così. Ok, poi con la stessa cosa, lo stesso movimento, possiamo farlo mettendo la rotella sopra, non lì ma sopra. E chiudere così, così da avere, vedete, queste due manubri e avere la possibilità di fare questo esercizio, ok? Oppure girandoci e poter fare i pettorali in questa maniera, tirando un pochettino e fare tipo questa cosa qui. Se noi utilizziamo tutti gli elastici, allora diventa molto più intensa l'allenamento. Quindi fare così, portare in giù e fare così. A questo punto, invece di mettere i manubri qui, ci metteremo questa fascetta qua. Questa fascia qui, stavo cadendo all'indietro. Questa fascetta qui ci permetterà di poter fare le gambe. Questo molto aiuta molto le donne per fare tipo le gambe nella parte davanti, anteriore, nella parte posteriore. Quindi mettiamoci questi due qui così, in questa maniera, e quindi andando a mettere sempre dentro la porta. Sempre dentro la porta. E questa fascia qui, praticamente inseriamo il piede, stringiamo, e quindi da poter fare questo esercizio. Una volta che abbiamo chiuso, possiamo fare questo esercizio e fare tipo allenare la parte posteriore facendo questo movimento qui.
Secondo me è ottimo per e allenare la parte posteriore della gamba. Quindi secondo me è ottimo per poter allenare questa cosa qui. È veramente ottimo se troviamo i nostri esercizi di workout fatti a casa con questo, con questi elastici. C'è il fiatone perché è solo uno, pensate un po', è solo uno. Pensate se mettiamo tutte queste corde tutte messe insieme, ci facciamo un allenamento con i fiocchi. Allora, io adesso smonto tutto. Quindi cosa include questo pacco? Allora, praticamente avremo un cavo nero, che questo è molto resistente. Poi abbiamo un cavo blu, abbiamo un cavo verde, un cavo rosso e quello più semplice, più leggero, è giallo. Quindi mettendoli tutti insieme vi faranno molta resistenza. Poi cosa abbiamo? Abbiamo due fasce, poi abbiamo due maniglie da poter utilizzare, una da una parte e una dall'altra, con la rotella da poter mettere alla porta. Allora, in conclusione, secondo me questo è un prodotto che è assolutamente da comprare, perché facendo sport in questa maniera voi semplicemente queste qui li rimettete, li richiudete tutti dentro la sua busta, lo mettete via e ve ne potete dimenticare senza ingombri, senza niente in mezzo alla stanza. Quindi io vi lascio il link in descrizione per comprare questi elastici sport. Vi lascio anche il link per comprare anche le due kettlebell da poter utilizzare, e anche la rotella, che quella rotella lì è molto efficace per gli addominali, ti fa diventare degli addominali d'acciaio. Vi faccio vedere solo come si utilizzano e poi vi lascio. Allora, questa qui si prende e si fa in questa maniera e si torna su, si fa così e si torna su, vi fa degli addominali d'acciaio. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare tanti bei mi piace e attivare la campanellina, così da avere la notifica quando escono i miei video. E quindi con le corde da sport e i muscoli d'acciaio ci vediamo alla prossima per un nuovo video. Ciao!